Piante alte anche oltre un metro, ora quasi rase al suolo. Ortaggi bucati dalla furia della grandine che, in pochi minuti, ha letteralmente distrutto. Interi raccolti di pomodori, peperoni e zucchine, ma anche vigneti rigogliosi. Ora annientati. Come pietre, i chicchi di grandine hanno danneggiato una fascia di terreni che va da Guglionesi alla costa, una zona circoscritta che coinvolge diverse colture e altrettanti agricoltori ora avviliti. Dieci minuti d'inferno hanno distrutto tre mesi di duro lavoro, investimenti altissimi, che si sa che ormai è aumentato tutto: tra gasolio, prodotti fitosanitari, concimi piantine che noi andiamo comunque a comprare e piantare, investimento è altissimo, 10 minuti ha distrutto 3 mesi di lavoro. In questo momento dove siamo esattamente? Siamo sui miei campi di Pomodori, zona della Torre, la fascia più colpita di Termoli, perché questa è stata più colpita di tutta la nostra zona, i miei campi, i campi dei miei confinanti, dei miei colleghi che anche se non conosco però la voce si è sparsa ha fatto veramente una, grande, una strage possiamo chiamarla ha colpito un'intera fascia quindi di diversi agricoltori e imprenditori sì esattamente È proprio una fascia diciamo larga un 200 metri 300 metri ha portata da guglionesi fino al mare tutto ha macinato tutto, tutto tutto Investimenti sostanziosi naufragati, la speranza sta nei trattamenti che però oggi non possono garantire certezze di ripresa. Bisogna ripartire da capo, alcune colture erano già pronte per la raccolta, restano piante letteralmente ferite, foglie immerse nella terra, uno scenario certamente inusuale. Questo è quello che rimane dei, dei pomodori, pomodori rovinati i pomodori rovinati e ora proviamo a recuperare il recuperabile, la trattiamo, proviamo a salvare il salvabile almeno per recuperare le spese dell'investimento fatto da, da marzo ad oggi. Se ci affacciamo tutte queste piante è come se fosse passata diciamo, una trincia, è passata sul pomodoro e ha trinciato tutto, è una cosa impressionante, mai vista. Ho 25 anni, non ho mai visto in vita mia una cosa del genere.